Pace del Signore, amici, fratelli e sorelle, voglio condividervi una mia meditazione tratta dal Salmo 85, a cui ho messo come titolo Preghiera per un risveglio. Amen. Vogliamo ascoltare questo Salmo. Per il capo dei musici, Salmo dei figlioli di Cor. O Eterno, tu sei stato propizio alla tua terra. Tu hai ricondotto Giacobbe dalla cattività. Tu hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Hai coperto tutti i loro peccati. Tu hai acquetato tutto il tuo cruccio. Ti sei distolto dall'ardore della tua ira. Ristabiliscici, o Dio della nostra salvezza, e fa cessare la tua indignazione contro di noi. Sarai tu adirato contro di noi in perpetuo? Farai tu durare l'ira tua di età in età? Non tornerai tu a ravvivarci, onde il tuo popolo si rallegri in te? Mostraci la tua benignità, o Eterno, e dacci la tua salvezza. Io ascolterò quel che dirà il Dio, l'Eterno, e che egli parlerà di pace al suo popolo e ai suoi fedeli, ma non ritornino più alla loro follia. Certo, la sua salvezza è vicina a quelli che lo temono, affinché la gloria abiti nel nostro paese. La benignità e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate. La verità germoglia dalla terra, e la giustizia riguarda dal cielo. Anche l'Eterno largirà ogni bene, e la nostra terra produrrà il suo frutto. La giustizia camminerà dinanzi a lui e seguirà la via dei suoi passi. Gloria a Dio. Il salmista comincia questo salmo, è vero, con un tono fiducioso. Egli si rivolge a Dio riconoscendo la bontà di cui ha beneficiato Israele, avendolo perdonato dei suoi peccati e ricondotto dall'esilio alla sua terra, mettendo da parte il suo sdegno e la sua ira ardente. Ma dal verso 4 fino al 7, vediamo il salmista sembra cambiare tono. I suoi sentimenti sembrano mutare, egli si rende conto che nonostante tutto la condizione spirituale e materiale del suo popolo è misera e ancora deplorevole. Egli dunque invoca il Signore. Leggiamo dal Salmo 85, il verso 4. Ristoraci, o Dio della nostra salvezza. Fa cessare la tua indignazione contro di noi. Sarai adirato con noi per sempre? Prolungherai la tua ira di età in età? Non tornerai forse a darci la vita perché il tuo popolo possa gioire in te? Mostraci la tua bontà, Signore, e concedici la tua salvezza. Gloria a Dio. Forse questa potrebbe essere la condizione spirituale anche della nostra vita o della nostra comunità e più in generale della maggior parte della condizione della Chiesa del nostro tempo. Il Signore, è vero, ci ha perdonato quando ci siamo ravveduti e nella sua grazia continua a perdonarci e a rialzarci quando cadiamo. Ma ci rendiamo conto che qualcosa non va. La nostra condizione spirituale è lontana dal modello lasciatoci, è vero, dalla prima Chiesa degli Atti degli Apostoli. Forse abbiamo la conoscenza, ma ci manca la potenza. Forse, è vero, abbiamo lo zelo, ma ci manca la maturità nell'amore. Forse conduciamo una vita abbastanza buona e religiosa, ma ci manca, è vero, la santità in tutta la nostra condotta.
Gloria a Dio. Stiamo pregando perché il Signore torni a ravvivarci, come il salmista chiede a Dio per il suo popolo Israele. Stiamo pregando quindi per un risveglio e perché cominci prima da noi. Stiamo pregando anche per la nostra comunità e la Chiesa sparsa nel mondo intero, perché sia pronta per la venuta del Signore. Il salmista, pregando, invocando e gridando a Dio, vediamo che al verso 8 dice: io ascolterò quel che dirà Dio, il Signore. Egli parlerà di pace al suo popolo e ai suoi fedeli, purché non ritornino ad agire da storti. Vediamo il salmista mentre prega, ritorna ad avere, è vero qui, un tono fiducioso. Dice che vuole ascoltare la risposta di Dio alla sua preghiera e si aspetta dal Signore parole di pace per il suo popolo e che Lui lo preservi dal ricadere nella stoltezza. Leggiamo il verso 9 di questo Salmo 85. Certo, la sua salvezza è vicina a quelli che lo temono, perché la gloria abiti nel nostro paese. Gloria a Dio. La risposta del Signore al suo servo arriva mentre sta pregando, è vero, mettendogli la sua parola nel suo cuore e nella sua mente, e che riporta scrivendo. È una parola profetica riguardante la salvezza annunciata dai profeti e tanto bramata dal suo popolo. Essa dice che la sua salvezza è vicina, il Salvatore sta per venire. Lui, è vero, lo splendore della gloria di Dio, verrà ad abitare nel loro paese. E qualcosa di glorioso e straordinario accadrà tra loro. Gloria a Dio. Leggiamo il verso 10 del Salmo 85. La bontà e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate. Gloria al Signore. È in Gesù Cristo, è vero, che la bontà e la verità si sono incontrate, e da questo incontro è scaturita la giustizia, che a sua volta ha prodotto la pace. La bontà, che tendenzialmente l'uomo ricerca, senza la verità però non può produrre la giustizia, e viceversa. Infatti, verità e giustizia camminano insieme, come ci dice Efesini capitolo 4, verso 15. Tra gli uomini, è vero, questa è una realtà. Ci sarà sempre ingiustizia. Perché? Perché rigettano la verità e per conseguenza mai, è vero, potranno arrivare ad avere la pace. È vero, gli uomini possono parlare di pace, ma senza Dio non possono realizzarla, perché il principe della pace non abita nei loro cuori. Questo lo possiamo leggere anche nel Salmo 28, al verso 3. L'uomo, è vero, vuole da Dio la bontà, la misericordia, ma senza riconoscere e accettare la verità, che è Gesù, è impossibile. Dio, è vero, non è Babbo Natale, un bonaccione. Lo leggiamo questo che conferma questa verità. Romani 1,18, Romani 2,5, Efesini 5,6. Ma possiamo dire anche che Dio non è neanche un cattivista, un giudice inflessibile. Nella sua ira, infatti, dice la scrittura che si ricorda di avere pietà. Questo lo leggiamo in tutta la parola di Dio. Alcuni versi che voglio citare sono Abacuc 3,2,
Neemia 9:17, Salmo 86:15, Gioele 2:13, Giona 4:2, Michea 7:18. Gloria a Dio. Ma in Cristo, è vero, dice la parola del Signore in Colossesi capitolo 2 verso 9, abita corporalmente tutta la pienezza della deità. Gloria a Dio. Cristo quindi racchiude in se stesso tutta l'essenza di Dio, cioè amore, perché Dio è amore, l'amore vero. L'amore divino, l'agape, che non è quello che intende l'uomo, non è l'amore umano limitato e temporaneo, ma è quello, è vero, che comprende tutti gli attributi del Signore. E col manifestare amore che Gesù raggiungeva sempre il suo scopo di rivelare la verità agli uomini. Un esempio in tal senso nella scrittura lo possiamo riscontrare nel suo approccio verso, è vero, la donna samaritana. Questo lo leggiamo in Giovanni al capitolo 4. La donna samaritana da cui si tenevano, è vero, lontani i giudei che consideravano i samaritani gente impura, si meravigliò che il Signore gli avesse chiesto dell'acqua da bere, non sapendo chi egli fosse, e che il suo amore non faceva discriminazioni e non scartava nessuno. Come si comportò Gesù verso di lei, conoscendo già tutta la sua vita? In che modo Gesù si relazionò con lei? Forse gli disse in tono minacciosa: Donna, sei un'adultera, se non ti ravvedi vai all'inferno. No, è vero. Gli disse, vai a chiamare tuo marito e poi ritorna qui. Ma ella rispose semplicemente, io non ho marito. È vero, non raccontò tutto, ma Gesù che sapeva ogni cosa, apprezzò la sua risposta. Gesù le disse: Bene, hai detto, non ho marito. Quindi con amore fece venire a galla tutta la verità, dicendogli: Perché hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. La donna dunque, vediamo, riconobbe in Gesù un profeta, poiché gli rivelò, è vero, tutta la sua vita. Poi in seguito Gesù si rivelò a lei come il Cristo, questo lo leggiamo nei versi 25 e 26, ed ella lo riconobbe, anche se forse ancora con qualche dubbio. Leggiamo infatti in Giovanni capitolo 4 verso 29, questa la donna samaritana, è vero, che va a evangelizzare, a testimoniare di Gesù alla gente del suo paese e dice così: Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo? Gloria a Dio. E tu? Hai anche tu ancora qualche dubbio su Gesù? Rileggiamo il verso precedente. La bontà e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate. Gloria a Dio. Sapete, credo questo fatto straordinario si sia adempiuto in Gesù Cristo, nella sua persona gloriosa. C'è un posto dove Gesù ha visibilmente e inequivocabilmente manifestato che lui è avvenuto questo fatto glorioso e straordinario e che comprova che egli è veramente il Cristo.
Sapete qual è questo posto? Questo posto è la croce del Golgota. È lì che Egli per la sua bontà ha dato la sua vita per noi, ma è vero, è anche lì che per sostenere e rivelarci la verità ha accettato di subire i patimenti e la morte a causa dei nostri peccati. È lì che disse: è vero, è compiuto, tutto è compiuto, che significa giustizia è stata fatta. Lì Gesù al posto nostro ha scontato la pena dei nostri peccati, ma anche lì alla croce che Dio in Cristo ha dato un bacio d'amore eterno a noi che siamo la sua Chiesa, la sua sposa, donandoci il dono della sua giustizia e la conseguente pace al nostro cuore. Questo lo possiamo vedere in Colossesi 1:20, Isaia 53:5. Gloria a Dio. Geremia 31:5, 31:3 dice: io ti amo di un amore eterno, perciò ti prolungo la mia bontà. Gloria a Dio. Vogliamo leggere adesso il verso 11 di questo Salmo 85. La verità germoglia dalla terra e la giustizia guarda dal cielo. Anche il Signore elargirà ogni bene e la nostra terra produrrà il suo frutto. Gloria a Dio. Io credo che qui il salmista, è vero, in spirito, vede il frutto della croce di Cristo, è vero, la verità del Vangelo che è predicata in tutto il mondo germoglierà nei cuori degli uomini che riceveranno dal cielo il dono della giustizia, che a sua volta porterà il suo frutto sulla terra, che sarà la pace. Gloria a Dio, gloria al Signore. Leggiamo adesso il verso 13. La giustizia camminerà davanti a lui, cioè davanti a Cristo, e seguirà la via dei suoi passi. Gloria a Dio. Dove passa Gesù, è vero, la giustizia di Dio lascia un'impronta della sua gloria, che è la gloria di Dio. Amen. Che il Signore ci benedica.